Domenica scorsa si sono svolte a Trivignano, in provincia di Venezia, le finali maschili e femminili del campionato di Under 18. Una giornata di puro spettacolo, dove a vincere è stata la pallavolo. Direi che è stata una giornata entusiasmante nel complesso. La finale è veramente avvincente, un pubblico in delirio. E questo ci dà la misura di come la pallavolo nel nostro territorio sta riprendendo quota. Insomma, abbiamo attraversato, in particolare nel comune di Venezia, un momento di difficoltà, in particolare con la pallavolo maschile. Adesso c'è una ripresa. La finale femminile ha visto scontrarsi l'Union Vacanze Jesolo contro la corazzata dello Star AGS Sandonà, che si è imposta per 3-0. Una sconfitta preventivata dunque, ma che vale le regionali. No, sapevamo comunque che era una squadra più forte di noi, anche perché è composta da ragazze della B1, quindi lo sapevamo, però ce l'abbiamo messa tutta e noi puntiamo comunque ai regionali. E quello era il nostro obiettivo, ce l'abbiamo fatta e siamo contente così. Le ragazze del Sandonà sono risultate imbattibili, forti dell'esperienza maturata nel campionato di serie B1, a cui quasi tutte partecipano. Sapevamo che comunque tecnicamente, per tutto il lavoro che stiamo facendo, cioè dovevamo vincere perché era questo l'obiettivo e dovevamo appunto superarlo. La difficoltà, cioè diciamo l'ostacolo che avevamo, poteva essere di entrare con troppa leggerezza e comunque di sottovalutare l'avversario o fare errori stupidi che non ci possiamo permettere. La finale maschile ha visto di nuovo in campo Sandonà. Questa volta però il volley team ha perso per 3-1 contro la BCC Miranese Agorà Venezia. Era una partita dall'esito incerto, perché con la pallavolo Martellago noi ci siamo incrociati varie volte, sia in Coppa Veneto, sia in Under 18 che in Serie D, ed eravamo due pari, quindi questa gara era quella del tie break, definiamola così. Non sono soddisfatto per quello che i ragazzi sono riusciti a dimostrare, perché possiamo esprimere un gioco senza dubbio migliore, però onore e merito all'avversario indubbiamente. Un risultato voluto e cercato per l'Agorà, formazione composta dall'unione di più società del veneziano. All'inizio c'erano persone di varie società, quindi la squadra era un po' eterogenea, ma poi ci siamo uniti grazie anche all'aiuto di due allenatori e siamo diventati un'unica squadra, quindi le sette società sono diventate alla fine un'unica società e si è creato un bel gruppo dove è possibile lavorare molto bene e dove infatti i risultati si vedono bene. Il movimento pallavolistico del veneziano sta crescendo ed aspetta con ansia di poter avere una squadra di alto livello. Una meravigliosa giornata di sport e di pallavolo qui a Trivignano, con una passione incredibile da parte del pubblico che ha reso ancora più importante l'esito delle partite e ha dato la dimostrazione che in questa provincia, in provincia di Venezia, la pallavolo è uno sport vivo che ha società importanti, soprattutto nella zona di Sandonà, Portogruaro e nella zona del Miranese, ma anche nel comune di Venezia stiamo costruendo un importante progetto che è appunto quello dell'Agorà, e quindi la speranza è che da questo movimento, che è importante, che vede tantissimi atleti impegnati e tantissimi genitori e dirigenti sacrificare buona parte del proprio tempo libero per permettere agli atleti di allenarsi, ecco, speriamo che presto questo importante movimento possa permettere alla provincia di avere anche una squadra ad alto livello, una prima squadra ad alto livello. E sempre in tema di qualità, possiamo dire che il 20% delle società veneziane ha ricevuto il marchio federale. Le 9 società hanno ricevuto la certificazione del marchio di qualità per il settore giovanile. Venezia, siamo al 20%, direi che è un ottimo risultato, due delle quali hanno ricevuto il marchio d'argento, che è un'ulteriore certificazione della bontà del lavoro fatto. Direi che il 20% della nostra società lavorano bene nel giovanile e producono soprattutto anche dei risultati importanti, come le squadre che partecipano a questa finale provinciale Under 18.